Ambrava cicci cocco, tre civette sul comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, ambrava cicci cocco, Vanessa. Girati, chi è? Devi indicare, fai così in modo che sia giusto? Bravo. Dai, vai a posto tu. Vai. Qui non possiamo farlo, ma il gioco più classico era quello invece con una buca. Si faceva una buca per terra e si lanciavano le biglie nella buca. Se cadeva, se cadeva potevi rilanciare, cioè io lanciavo, si faceva una buca, ognuno lanciava la biglia verso la buca, chi andava più vicino alla buca era il primo a giocare. Doveva prima di tutto riuscire a far andare la biglia in buca e poi dalla buca poteva tirare verso le altre, se le colpiva erano sue. Chi veniva colpito doveva ricominciare con un'altra biglia finché le finiva, ok? Adesso i gesti. Allora, le parole di questo gioco, siccome eravamo bambini e i giochi li facevamo in sardo, sono parole sarde. Allora, il modo più semplice per colpire una biglia è colpirla col dito, in questo caso col medio, o anche con l'indice, dipende. Aspetta, così, questo si chiama inghittiri. Questo la maestra se lo ricordava. Si chiama inghittiri, è il colpo più semplice, perché se io adesso metto due biglie qua, colpita, questa è mia. Chiaramente però l'inghittiri funziona solo se sono molto vicino, se sono molto lontano, io con l'inghittiri non riesco a mirare. Però non è giusto. Aspetta, fallo finire. Allora, per tirare invece un po' più forte, si usava questa tecnica, è sempre come l'inghittiri, però no, la biglia viene presa da due dita dal pollice. E può dare molta più forza. Più forte. Non si vede più. Aspetti, devo spingere. Ci siamo? Devo fare la foto. Ecco. No, si vede io. Attenzione! E l'ho colpita. E come? Va bene? Sì, poi c'era un altro. Noi giocavamo in campagna sulla terra, quindi capitava spesso che ci fosse un rametto di. Un rametto tra la mia biglia e l'altra. Ora, se io devo colpire con un inghittiri questa biglia col rametto, non ci riesco. Vedete? Allora esisteva la possibilità di togliere il rametto, però il gioco funzionava così. Si poteva togliere se io ero più veloce a dire di toglierlo, se invece il mio avversario, più del mio avversario che diceva di lasciarlo. Dire, sì, è di mano, altrimenti non ti viene nella foto. Tutto in saldo, vuol dire mattarello. Il mattarello serve per schiacciare.
per spianare. E allora dice, oppure puli per togliere quello che disturba. Guarda te! L'altro doveva dire senza tutto. Quindi che faceva prima, perché appena le biglie si piazzavano si vedeva la tutto, vuol dire che faccio così, tolgo anche le pietre. Ah, ecco. Quindi in questo caso questo tiro è diventato abbastanza semplice. Allora, se invece la biglia era lontana, l'inizio non si usava più, allora si usava il... questo uno, con la biglia. Allora, questo è il tiro. Ok. Quando, se ho molto più spazio, si usava quello che si chiama il palmo alto, cioè invece la mano d'appoggio, invece di serpiata era così. Quindi palmo basso e palmo alto questo erano palmo alto. Per prendere la mira, insomma. Io da qui ora sto molto più comodo, sono più in alto, posso mirare di più. Arrivo più lontano e mirare di più. Adesso io quella, attenzione, non la colpirò. Togliete la faccia. Sì, è il palmo. Teniamo conto che se ci fossero delle cose che disturbano davvero, sarebbe necessario, in una cosa così piatta, però è più comodo. E io da qua dovrei colpire. Vieni qua, Manuele, non ci riuscirò mai, attenzione. E se vi colpisce vi fa.